gadget. Io facevo le reaction a Charlotte milioni di anni fa. Per età compresa dagli 0 agli 1 anni, fino a fare un cazzo di film. Ma secondo il Moice, i bambini non devono... Come ha fatto il film? ...devono vedere i suoi video perché l'import... Come il film di Charlotte? Primo anno di liceo e ma cosa cazzo gli è successo? Ma è irriconoscibile. È il primo anno di liceo e l'impressione che diamo adesso. Il primo anno di liceo. Se, tra l'altro girato, inquadrato il liceo come se fosse un college americano, vabbè. Rimarrà per i prossimi 5 anni. Davide Maraldi. Ma poi non so mai così i licei, cioè. I licei sono lì de... Ah, ciccia! E la portata del fumo! Oh, ce la dammi 7 euro per il vodka che ti ho prestato sabato! Ma no, che culo c'è lì! Ah, 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 ma cosa c'è oggi? Matematica! Cioè, questo è il liceo oggi, cioè, non, e dietro intanto c'è una piscia. Non so proprio fatti così i licei. Rimarrà per i prossimi 5 anni. Cioè, qui tutto perfetto, pulito. Ora, non so, magari è in Valle d'Aosta sto liceo, non lo so, però... Davide Maraldi. Madonna, sti capelli a discesa, una cosa incredibile. Sono tutti fatti uno stempino, ormai sti mocciosi. Così, corciuffo, che poi si frastaglia. E Lore Mosca, toh, Lore Mosca, Chad. Fate bene a godere. Ma poi Davide Baraldi, come si chiama? Baraldi. Fate bene a godervi lo spettacolo finché c'è. Che significa? Ma poi ora nel 2023, se ti ha una figlia, ne garba uno, va lì e fa: oh, si tromba? A voglia, per forza, e scopano. Cioè, non è che c'è bisogno di fare tutti i corteggiamenti. Diciamo che sono stati saltati dei passaggi. Giugno l'Oasi chiuderà. No, oddio, il tema ambientalista. Hai spaccato con il post Flamingo Mania. Ti nomino social media manager dell'account Volta. Dell'account? Con il post Flamingo Mania. Ti nomino social media manager dell'account Volta. Non ho capito. Comunque, non so se avete notato, per farlo sembrare il più giovane possibile, hai spaccato social media manager dell'account e poi... Io ho capito Frodas. Ma non so se è così. Flamingo Mania. Ti nomino social media manager dell'account Volta. Frogba, non so cosa... Vabbè. E tutte queste notifiche? Wow, che recitazione! Dimostrerò al mondo intero. Oddio! Che quel ruolo... Uma Thurman! Ho trovato l'idea. Hashtag Flamingo Party. Una festa per i fenicotteri. Una raccolta fondi per salvare l'Oasi. Geniale. Sì. Non c'è ballo senza musica. Cioè, ballo senza musica. Beh, questo è un grande proverbio, grande saggezza popolare. Tina ha ragione, abbiamo bisogno di un DJ. Metterò la musica al vostro ballo. Oddio, oddio. Alla sti giovanotti che recitano ora, sfiatano a dei livelli mai visti nel cinema italiano. Cioè, è Scamarcio proprio dei vecchi tempi. Metterò la musica al vostro party, Mi chiamo Spider-Man, Miles Morales. No, questo è ovviamente uno scherzo. Martina ha ragione, abbiamo bisogno di un DJ. Metterò la musica al vostro ballo. Oh, via! C'è amore, c'è sentimento, mi sa. Che succede? Non puoi immaginare una roba fantastica. Mi ci ha stappato il culo! No, no, non l'ha fatto questo. Ma non era, era un paradosso comico, giuro, non è successo vero. Stavi per mettere un like? No! Che cosa? Come è usato mettere il like? Porca puttana, raga, ma come vedono? Il regista, sono convinto, ha 67 anni. Non può vedere veramente il mondo dei giovani così, cioè non è irreale. Oppure... È il mondo dei giovani che il marketing vuole, perché questo non è il mondo dei giovani per davvero.
Cioè, in quel periodo c'è un puzzo d'ascelle continuo, incertezze, depressione, paura per il futuro, terrore, bullismo, disparità sociale. C'è questo, non c'è questa roba. No, no, no. Questa festa è tutta per noi. Ignoriamoli. Sono solo degli hater e non riusciranno a rovinare. Sono solo degli hater. Facci il ballo. E poi c'è tanto sesso e tanta droga pure. Tanti errori. Ma tanta droga. Tutta per noi. Questa notte è tutta per noi. Radio Italia. No, tante canne. Tante canne ci sono al liceo, raga. Tante canne. Radio ufficiale. Vabbè, comunque. E tanto alcol anche. E ci sta, cioè ci sta. Non lo so se ci sta, non mi fate esporre su questi temi, però... però è quello il mondo dei giovani. E sarebbe bello un film per ragazzi che veramente... Non come Scam Italia, però. Non come Scam Italia. Che Scam Italia è un passo avanti rispetto a questa roba. Comunque è tutto super falsato, tutto forzato. Arrivano con motorini. Ehi, bella... Sbaglio oppure sono le stelle che ti sono cadute nel cielo del culo? Cioè io non ce la faccio. Vediamo Scam. Scam Italia. Abbiamo fatto una piccola parentesi. Tiè, stagione 5 in arrivo, eh. Come va? Ho avuto periodi migliori. Qui c'è un po' di dialetto, un po' più sporco, un po' più, no? Ammiccante, però è sempre la solita roba. Mi hanno bocciato la maturità e non riesco ad avere una ragazza. Azz. È il gruppo rock. E che musica fate quindi? Sai che non l'abbiamo mai capito. Perfetto. Non hai detto che la donna della tua vita non era Viola ieri? È un'altra. Che comunque lascerai due secondi dopo come tutte. Piercing. Tattoos. Colored hair. Yes, we are. E certo. Che cazzo per ridere? Riss, ovviamente, ci mancherebbe. C'è una cosa che non vi ho detto. Cosa? Allora, io voto per il micropene, è gay o è impotente. Secondo me queste sono le tre scelte. Sono serio, eh.